escono dalla ottimo 2:18:42, ottimo 2:18:42 di Andrea Fara, che va addirittura in contrario il secondo ed eccolo sfuggiare ed eccolo là con l'audio. Seconda posizione per Gelsomino Papa, tirando di netto predominio. Del motoclub Massa 2:19:69 sul vento da dietro qua, ed eccolo Franco Federici che in 2:26:63 e poi Federico Morando in 2:21:90. Quindi anche il tempo, ecco perché il giapponese è sempre così veloce. Ed è il numero 14, Luca Coletto del motoclub Centauro Forno in 2:25:54. E lo ricordo. Luca Bertoldo Luca Bertoldo è 71. Numero 64 Simone Ivaldi 2:30:25, tempo abbastanza alto per lui. Alessandro Vivaldi in 2:27:00, nona posizione per lui. Anzini dovrebbe essere il prossimo con il numero 19, molto colore del modo come la prestrete con la figlia. Decima posizione per lui, però abbiamo per cambiare direzione, non si è portato la curva, è sempre dal fondo, è sempre della resa, molto bella la traiettoria di Cristian Olcese in 2:27:33. A sostituire nella start list nella linea di partenza. Ed ecco il padre. 2:35:60. Molto bravo il
numero 29 Gianluca Nari, 2:31.68. Luis Eccolo,
4, 5, 6, 7, 2, 0, 8, 0, 9. 2, 0, 8, 0, 9. È riuscito a trovare questa piccola beffa del signore dei modi. Buon tempo anche per il numero 27 della carriera. 2-0-7-27. Nuovo colpo di scena. Vaccarelli sigla uno stratosferico 2-0-7-27. 2 secondi e mezzo. Ed ecco un altro che si presenta ai due sul piazzale. Albertelli, il bresciano del Motoclub d'Arco, 2-0-9-51, stratosferico. Un altro pilota, Ricky Marchetti, sempre spettacolare. Ricky Marchetti, 2-15-0-3. Nuovi scossoni alla classifica. Ottimo passaggio di Carlo Carpi, 2-0-9-88. La sua prima performance che hanno migliorato di molto. Ed è un 2-0-9-0-8 per la classifica. Nuova sequela di colpo di scena e manca ancora la Open. Gianmario Deiana 2-16-05. E intanto protagonista all'intervento in uscita è il numero 19 Marco Monti 2-13-25. E sembra leggermente attento trovando il passo dell'organizzatore con la 47 2-17-51. E il numero 46 Elio Carelli, un altro dei portacolori del Motoclub Alpi Marittime, 2-17-45. Numero 20 Giacomo Carlevaro, 2-16-23. Devono che il pilota appaia sul piazzale quando il nostro timer è sui 2 minuti 10. Sono lì, si può sperare che in 5-6 secondi arrivi a tagliare il traguardo. Ed è Massimiliano Guide, 2-17-85. Quasi un secondo. All'ingresso della S. Ed è il numero 3
Valletta e Fisio Carlini 2:20 e 0:03. La foto finale del 13 settembre. Devo ricordare anche l'11-12 luglio, un'altra gara, mentre c'è un'altra gara. 29:35. Il numero 26 Luca Sanna 2:26:04. Sanna ed è il numero 55 Marco Pellata 2:33:38. Seconda portante, così come il numero 48 Giuliano Berrone, portacolori del Motoclub Alpi Marittime 2:14:77, ottimo tempo. 56. Ed eccolo sbucare il 58 sul piazzale, il 58 sul piazzale, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 0, 8 e 20, tempone, e comunque un tempone mentre arriva il 1:57 sul piazzale. A 57 sul piazzale quando i migliori sono davanti a 59. Io basta. Marco Mattia, Marco Mattia 2:10:29. Il muro del record con lo strabiliante 2:06. Daniele Romanato del Centauro Forno, ottimo 2:09:15. Quanto scientifico il tempo romanici. In uscita il numero 34 2:11:94. Di Graziano Parolini 2:11:22. Ed eccolo un altro fulgore della casa del Corpo Panigale. Bernard Frass 2:11:94. Massiglaro 2:11:27. Nella prima, quindi sono spiegabili 16 secondi di differenza. Allora, Giorgio Chiatello 2:10:87. Franco Cremona
11.52. Ha migliorato. E arrivo. 2.12 detto. Di colpo le loro performance, ma che mancano interi corso eventuali. Ed è Claudio Piombo del Motoclub Imperia con la Ducatona 2.14.01. E cade purtroppo Erhard Peter Breyer. Era Peter Meyer che viene spinto, speriamo riesca. Forbotta. Marco Bruzzone, 12, 18 e 22. Spettacolare impennata di Renato Bercese, 2.18.50. Cristiano Pastorino, problema vinci in foto con il numero 11. Giampaolo Bolla 2.23.69. Questa Suzukona. Ed eccolo il primo dei Stein, il padre dei Cipolloni. Spettacolare passaggio con un ottimo 2.18.47. Sfollano, feroce sfollata di Armanino Ozimo, che ottengono però un ottimo 2.17.95. Questa invece è ottimo 2.17.20 di tamagno groggio. Sullo Zamboni, molto grintosi. Due 15.73, tempo incredibile per Sullo Zamboni, i portacolori del club di casa, che vanno negli ultimi passaggi a siglare la pole assoluta per i Sainz. Gemelli invidenti del Sestrese, con il numero 9. Ed è con il palo di
piccare vistosamente il loro motore. Mancano qui. L'Auccello Villa 2, 38 e 37.